suoi amici e amiche dell'associazione di Terni di salire su questo palco e parlarci di come la vedono loro. E se domani al Perugia Pride 2019. Prima di lanciare un messaggio a tutti voi, e se domani Terni ringrazia Onfalos per aver organizzato tutto questo, i gruppi, i collettivi, le associazioni e tutti quelli che si riconoscono nella necessità di essere qui presenti. Oggi è importante essere qui per dare voce a quella parte di umanità che non intende retrocedere di fronte all'affermazione di un pensiero omologante e retrogrado. Abbiamo l'impressione di essere intrappolati in una macchina del tempo che ci catapulta in un'epoca in cui alla donna viene permesso di confermare il proprio ruolo solo entro i limiti della procreazione e dell'accudimento. Dove il frocio è femminato, in fondo, non è un vero uomo, è una specie di surrogato e per questo non deve permettersi di camminare a testa alta. La sieropositività è ancora una colpa, perché un po' te la sei cercata. Dove, nonostante il 25 maggio 2019, poco tempo fa, nel nuovo manuale diagnostico dell'OMS è stata ufficialmente rimossa la disforia di genere dall'elenco dei disordini mentali, non puoi essere una donna trans e non essere associata alla malattia, alla droga, alla prostituzione. Nella stessa società in cui il corpo di un uomo in transizione viene lasciato scretolarsi perché non viene lui garantita la possibilità di avere facile accesso ai farmaci essenziali alla salute, dove disabilità spesso è sinonimo di invisibilità e privazione sessuale, e se sei nero, rom o semplicemente non italiano non meriti di essere invitato al tavolo del confronto, sei scomodo, vai aiutato a casa tua. A 50 anni dai modi di Stonewall ci domandiamo: quand'è che abbiamo smesso di riconoscere la diversità come un valore aggiunto per la collettività? E in nome di cosa? Della virilità? Di una fantomatica integrità? Della violenza legittimata? Di una presunta sicurezza? Noi, voi, qui presenti oggi, siete la forza resistente a questa macchina che si autoalimenta grazie all'odio, all'esclusione, alla violenza, al bullismo fatto istituzione. Ad una politica che basa la propria strategia sulla problematizzazione della diversità, delle nostre identità, le ruba, le usa come perno, per leva, per disgregarci. Noi dobbiamo riappropriarci della nostra identità, valorizzarla, riconoscerla, riaffermarla. È necessario ora più che mai aprirsi e fare rete. Dobbiamo prestare la nostra voce e parlare attraverso la voce degli altri. È necessario ora. La vostra presenza qui oggi è un segno evidente, è fisico, concreto, non può essere ignorata. E questa corporeità, questo esserci è il nostro più forte e potente strumento politico. Usiamolo! Questo per noi è Pride, è l'orgoglio e la gioia di rivendicare un unico corpo sociale che nasce dal fondersi e confondersi di voci e corpi uniti dalla stessa necessità di gridare «Io esisto!». I nostri cugini di Terni, e se domani